Ci vuole sempre, sono le cose, non vanno, 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 non v
Questo è il quarto vaglio. Due anni ci separano da quando tutti insieme, quadri, tecnici, impiegati, operai, ha fatto dei sacrifici per difendere il lavoro, la fabbrica e il nostro bagaglio professionale. Noi continuiamo a credere che c'è di una politica marinata. Si stanno creando oggi nuove occasioni per il nostro territorio. Non possiamo perdere. Il nostro cuore parte questa vita. Al di fuori del cantiere, che sento molto più vicino ancora, in quanto sento che tutta la città di Livorno partecipa a questo varo. Arriveremo con questa a chiudere un programma di 16 navi, con altre 5 navi entro l'anno 1998, dimostrando fin da ora grande abnegazione al lavoro. E con grande gioia che oggi questa nave che porta il mio nome, io sono Domenico in realtà, però tutti i miei collaboratori, la mia famiglia hanno voluto imporre il nome Mimmo. Abbiamo dato una fiducia che abbiamo visto che ha meritato veramente. I lavoratori hanno dato veramente tanto, hanno realizzato questa torre. Il presidente Massimo Serafini, tutti hanno dimostrato questo cantiere che veramente è ritornato ad essere il vecchio cantiere Orlando. E siamo di questo piede e possiamo, cercheremo di andare avanti, non sapremo l'altra nave ancora con Orlando. Il risultato programmato, perseguito con tenacia, sacrificio, senso di responsabilità, a tutto il cantiere, dai nostri costruttori. L'anno più impegnativo, quest'anno si concluderà. Esaltata. E allora vogliamo dire a questa nave nel tuo nome il vento.
vasta fatto una culla di onde di mare. Ecco, questa nave possa entrare come una nuova creatura fra il vento e il mare che le hanno preparato il mare come una culla. È una nuova creatura. E allora, Signore, noi la interpretiamo. Perché chi nasce deve pensare al suo passato. E da questa nave sentiamo sorgere un grazie a chi l'ha concepita, possa una nascita e questa preghiera essere un grazie. Ma si nasce per fede. E allora, Signore, noi auguriamo a questa nave non solo di dire grazie per il passato, ma nel futuro di far dire tante grazie. Questo spirito di gratitudine e di speranza, Signore, invochiamo la tua benedizione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Io poi mi sento sempre anche male. Sergio!
Back.